Ciao amici, benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a fare le arancine al forno. Ricetta per tutti quelli che non amano la frittura. Cioè, Vicetti, ma chi è che non ama la frittura? Cioè, fatemelo sapere, ci mandiamo la polizia d'arresto, d'arresto. Ma quindi se non viene fritta può essere definita un'arancina dietetica? No, perché viene ricoperta da pasta sfoglia. E si sa che la pasta sfoglia è tra gli impasti più grassi che esistono nel mondo e nell'universo intero. Il problema molto spesso della frittura non è tanto dei grassi, non ci interessa, ma è proprio la frittura in sé. Cioè io appena dico fritto, cioè, mia moglie salta in aria. Ciao mamma, se il video è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale. Ma quindi com'è fatta sta arancina? Cioè fai il riso, lo inforni, che è timballo di riso? No, appunto si forma l'arancina classica, oggi le faremo il burro, e dopodiché viene ricoperta dalla pasta sfoglia e infornata. Quindi ci sarà sempre questa componente croccantina, solo che non è più data dalla panatura, ma appunto dalla pasta sfoglia. Ma adesso, bando alle ciance, iniziamo con la preparazione. Prepariamo la besciamella. Ho messo sul fuoco il latte, aggiungiamo la farina e il sale. Quando il latte è ancora freddo, aggiungiamo il burro. Una volta raggiunto il bollore, questa sarà la consistenza, possiamo spegnere. Nel frattempo che la besciamella raffredda, pensiamo al riso. Ho messo a scaldare dell'acqua e andiamo ad aggiungere il dado con il sale. Vi metto tutti gli ingredienti in descrizione. Un po' di colorante, questo è facoltativo. E il burro. E aspettiamo che sfiori il bollore. Come vi ho già detto nel video dell'arancina classica, vi metto il video qui. Dobbiamo andare ad utilizzare un riso che sia molto ricco di amido. In questo caso andremo ad utilizzare un riso arborio, che è ottimo per questa preparazione. Raggiunto il bollore, l'ho trasferito in un fuoco più basso, perché dobbiamo tenere una fiamma molto dolce. Eccolo il riso. Non lo giriamo, lo lasciamo stare. Passati 10 minuti, diamo una girata. Sentiamo la cottura del riso. Alziamo un po' la fiamma e facciamo asciugare. Dopo 18 minuti, quindi più o meno sono 20 minuti, il riso ha la giusta consistenza, è cotto, ha la giusta umidità. Aggiungiamo del grana grattugiato e lo manteniamo. E adesso lo andiamo a stendere o su un tavolo o su un vassoio. Lo allarghiamo per bene, in questo modo si va a bloccare la cottura e quindi il riso rimarrà al dente. Prepariamo il condimento bianco, tagliamo a cubetti il filone di mozzarella, mi raccomando utilizzate il filone perché è più asciutto e così siamo tranquilli che le arancine non si apriranno in cottura. Stessa cosa con il prosciutto, andiamo a tagliare dei cubetti molto piccoli, potete utilizzare anche il prosciutto a fette, io per adesso sto usando questo ma non cambia tanto. Formiamo delle palline da 80 grammi circa. Il riso è tiepido, siamo intorno ai 40-45 gradi. Diamo una piccola impastatina. Mettiamo da parte così. E andiamo a formare delle arancine da 200 grammi, quindi 120 grammi di riso e 80 grammi il condimento. Ho preparato qui un po' di acqua e olio, ci servirà per non far attaccare il riso nelle mani. Mettiamo la mano a cuppino, prendiamo un po' di impasto, lo schiacciamo al centro, besciamella. Siccome a burro la facciamo ovale. Adesso le impellicoliamo e le mettiamo in frigorifero per almeno 3 ore. Sarebbe perfetto prepararle magari il giorno prima. Le arancine sono ben fredde, prendiamo la sfoglia, in questo caso l'ho comprata, però potete pure farla a casa, non è un problema. Vi metto il video, mi pare che è qui, è la seconda volta sbaglio, faccio qui. Per YouTube, sì, di là, sì. Vi metto il video qui, è il video della mille foglie, perché come dico nel video appunto la sfoglia è un impasto neutro, quindi lo potete utilizzare pure per questa preparazione.
Mettiamo un po' di uovo sbattuto, così, e andiamo a coinvolgere. Adesso andiamo in forno preriscaldato a 200 gradi fino a doratura. Dopo 12 minuti sono ben dorate, mi raccomando sempre un occhio al forno. E adesso è giunta la prova bella, dillo tu Peppe. Assaggio. Bravissimo, sei proprio bella croccantina, sotto si è tostata un po', è uscito un po' di mozzarella ma non ci fa niente. E adesso vediamo. È picciottino, è buonissimo, non me l'aspettavo e non me lo ricordavo che fosse così buono, perché la sfoglia va comunque a dare quella croccantezza fuori, mi va un po' a simo. Io ti guardo, tu non mi ha guardi. Senso che guardi me perché sto guardando lo schermo. Non vuole parlare, cioè va a simulare proprio la crosta che si forma quando si friggono, ma sono buonissime, buone. Ok picciotti, anche questo video è terminato, mi hanno stupito queste arancine, brava, complimenti. Quindi picciotti, se il video vi è... Vi è soddisfatto? Se il video vi è? Ma cos'è il romeno? Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!